La legge elettorale è la legge che assegna i seggi ai partiti in base alla percentuale che hanno preso durante le elezioni, cioè fa una foto della percentuale presa e la trasforma in seggi all'interno di Camera e di Senato. Che cosa fa l'Italicum in particolare? Attribuisce un premio di maggioranza, 340 seggi al primo turno, al partito che supera la soglia del 40%. Che cosa capita se nessuno lo supera? Si va a ballottaggio e chi ottiene la maggioranza tra i due partiti otterrà comunque il premio dei 340 seggi, quindi il premio di maggioranza qualcuno comunque lo avrà ed è per questo che diciamo che è uguale identica al porcellum. Perché questa legge elettorale è tanto pericolosa unita alle riforme costituzionali? Perché chi ottiene questo premio di maggioranza alla Camera, perché l'Italicum vale solo per la Camera, potrà fare praticamente la maggior parte delle procedure legislative, perché quasi il 90% spetta solo alla Camera, scrivere lo statuto delle opposizioni, deliberare lo stato di guerra, dare la fiducia, quindi avallare il governo, avere presidenze di commissioni e costituire vere e proprie commissioni d'inchiesta. Quindi la maggioranza che vince, grazie a quel premio, potrà fare tutto. Chiediamo al governo una comunicazione a questa Camera in relazione ai fatti accaduti, agli eventi sismici che hanno colpito le zone terremotate. In particolare facciamo presente che il Movimento 5 Stelle da subito si è reso disponibile alla massima collaborazione, però naturalmente vuole che siano chiariti alcuni punti che riteniamo fondamentali. Uno di questi l'abbiamo già detto in questi giorni, vorremmo capire della quota di flessibilità che il Presidente del Consiglio e il Ministro Padoan stanno trattando a Bruxelles, quanto di questa quota verrà destinata tanto per la gestione dell'emergenza quanto per la ricostruzione dei territori colpiti. Non è più rinviabile un piano strutturale di prevenzione questa volta degli effetti dei terremoti, degli effetti degli eventi sismici. Ormai esistono numerosi studi, numerose stime, numerosi calcoli, quindi si è perfettamente in grado di fare un piano strutturale decennale o ventennale che metta in sicurezza tutti gli edifici pubblici e privati che sono stati quantificati in circa 5 milioni e mezzo, 6 milioni nelle zone a rischio sismico 1 e 2 e chiediamo che la trattativa che il governo sta affrontando in questi giorni a Bruxelles debba tenere conto anche di questo aspetto, perché non è più possibile arrivare sempre tardi. Abbiamo detto che parliamo dei consorzi di bonifica. Abbiamo sentito dire che ci sono dei problemi connessi ai cambiamenti climatici, cosa sacrosanta, verissima e sotto gli occhi di tutti. Però il problema che è più grave, col quale dobbiamo confrontarci purtroppo, è l'intensa urbanizzazione del suolo. Perché abbiamo costruito in maniera forsennata. Non serve avere solo i soldi, bisogna fare in modo che le procedure siano efficaci. Perché quando noi vediamo, e faccio l'esempio della mia regione, in Regione Campania, dove ci sta una sovrapposizione di competenze così forte, dove abbiamo i consorzi di bonifica, l'Agenzia regionale per la difesa del suolo, il Genio Civile, l'autorità di bacino e i diversi commissariati per l'emergenza idrogeologica, diventa un caos. Allora il problema è capire chi fa cosa, il problema è mettere in riordino delle competenze. Perché voi dite che volete riformare la Costituzione perché così va avanti l'Italia? Non si fa così, si va mettendo in ordine queste competenze sovrapposte. Questo è talmente evidente, è talmente chiaro che non dovremmo neanche dirlo. Presidente, l'articolo 77 della Costituzione è ben chiaro, dice che il governo non può legiferare come vuole, ma solo in casi straordinari e in casi di urgenza il governo può approntare un decreto legge. Questo non è successo in questo caso, laddove viene soppressa in modo finto Equitalia. Mi chiedo dove sta l'urgenza, visto che il Movimento 5 Stelle già 2 anni fa in quest'Aula ha chiesto la vera abolizione di Equitalia. Dov'è l'urgenza, visto che solo ora si appronta questo problema? Questo perché? Perché Equitalia cambia nome, diventa un ente pubblico economico strumentale di Agenzia delle Entrate, ma non diventa una parte concreta di Agenzia delle Entrate. Ebbene, Equitalia è un ente che abbiamo criticato più volte per il suo modo di operare, perché ha trattato veramente in modo difforme i cittadini, in quanto
per cittadini che magari avevano cartelle di importo esiguo ha mostrato una grandissima severità. Invece la stessa severità secondo noi non è stata mostrata verso i grandi evasori fiscali, i grandi contribuenti che ancora oggi grazie alla voluntary disclosure possono tranquillamente godere di questa facilità con cui far rientrare i soldi dall'estero. E noi siamo del tutto contrari a queste manifestazioni. Dopo la Brexit, dopo ciò che sta accadendo quotidianamente nel Sud Europa, dopo il no di alcuni giorni fa al CETA, non è più possibile guardare l'azione delle istituzioni europee come prima. Esiste una volontà di cambiamento radicale delle istituzioni europee che sempre più cittadini vogliono. Qualunque sia la configurazione finale del Working Program 2017, non si potrà quindi non tener conto di alcuni aspetti. Innanzitutto le migrazioni di massa. Nelle ultime settimane le navi italiane hanno soccorso 20.000 persone e l'attacco a Mosul aggraverà l'emergenza. I numeri non lasciano spazio a indecisioni e ancor meno si può mostrare indecisione quando è in gioco la sicurezza interna. La Brexit ci insegna che il distacco tra politica e istituzioni non si supera né con i proclami né con le minacce. Signor Vicepresidente, io mi auguro che il suo impegno speso per un consenso interistituzionale abbia successo, lo dico davvero, ma vorrei che sapesse che a quel dialogo interi gruppi di deputati non hanno potuto partecipare appieno a causa del non rispetto della democrazia interna da parte dei gruppi più forti. E chi si è assunto allora la responsabilità di escluderli sappia che la voce dei cittadini, di tutti i cittadini, saprà sempre come farsi ascoltare. Noi riteniamo che il lavoro autonomo sia una forma di lavoro che deve essere tutelata in tutte le sue forme, soprattutto quando si tratta di piccole e medie imprese. Ecco, questo provvedimento è scisso, suddiviso in due. Da un lato c'è quello che noi in questo momento stiamo dicendo, cioè una regolazione che opera direttamente sul lavoro autonomo, ma dall'altro lato c'è una normativa che non si sposa, non si omogenizza rispetto alla prima parte, che è quella che va a regolare una modalità del rapporto di lavoro subordinato. Quindi effettivamente sono due mondi completamente separati. Ecco, per noi questo provvedimento andava scisso. Il provvedimento oggi all'esame nasce sotto la cattiva stella del governo che si inserisce a gamba tesa nel dibattito parlamentare, modificando la natura del testo originario ed esaltando più l'aspetto industriale che culturale del cinema. Il meccanismo di assegnazione di tali contributi desta ulteriore preoccupazione. Si dispone che la valutazione verrà svolta da parte di un team di 5 esperti nominati direttamente ed esclusivamente dal ministro. Ovviamente comprendiamo da questo a chi dovranno rendere conto tali personalità. Così anche di nomina regia, ovvero esclusivamente del ministro, sono i membri del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo. Ebbene, i suoi componenti sono 8 nominati dal ministro, seppur con indicazioni delle associazioni di categoria, che ovviamente esprimono soltanto un parere che non è in alcun modo vincolante, mi sembra ovvio, ci mancherebbe altro. Insomma, sin dall'inizio questo disegno di legge è stato segnato da un'evidente impronta da parte del governo a favore di poche grandi industrie a discapito dei produttori più piccoli, più deboli. È un disegno di legge che viene definito una riforma, ma in realtà comprende troppe deleghe mascherate e nemmeno tanto mascherate, per cui è una riforma dove il dibattito e il confronto vengono totalmente messi da parte. E per tutti questi motivi il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Ieri a Genova c'è stato un poliziotto ha ucciso, ha sparato alla moglie e alle figlie, si è suicidato, a quanto pare per una grave patologia legata all'azzardo. Ora, quello che è certo è che i nuovi giochi d'azzardo e la continua pubblicità di questi giochi crei una vera e propria dipendenza. È certo che le persone si rovinano, che le persone perdono il lavoro, perdono i risparmi, perdono la famiglia e molto spesso perdono anche la vita. Ora è inaccettabile che lo Stato continui a lucrare sulla salute dei cittadini.
cittadini. E quindi io volevo chiedere di portare avanti la proposta 101 e abbinate per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, che è ferma da 25 mesi in Commissione Affari Sociali. Riteniamo che sia importante più che mai sbloccare queste proposte e portarle avanti per una seria prevenzione all'azzardo patologico. Grazie. Ora oggi siamo qua a Modena, partiamo dalla stazione Piccola, è un po' un'anteprima del tour nazionale che partirà a novembre sempre sui treni regionali di tutta Italia. Siamo qui per dire in maniera forte il nostro no a queste riforme costituzionali di Renzi.